Sì, inizio dandovi appunto un benvenuto in questo teatro che è ancora occupato, nonostante qualche giorno fa l'avete saputo dai giornali, abbiamo ricevuto la visita di alcuni agenti della Digos accompagnati dai degli addetti alla sicurezza. Allora, abbiamo scritto un comunicato subito dopo per rendere pubblico questo fatto, perché ci è sembrato un preoccupante cambiamento di clima in questa città. È molto facile quando la politica viene meno, le questioni legate alle lotte, alle proteste, alle mobilitazioni diventino questioni di ordine pubblico. Allora, questo è un passaggio che non deve compiersi e per far questo abbiamo appunto reso pubblico quello che è successo, abbiamo in modo anche un po'... quello che è successo, ma anche per rinnovare sempre quello che significa fare una lotta, presidiare uno spazio, e lo stiamo occupando tutti insieme in questo momento anche adesso. Questa è una risposta fortissima, ma anche chiedere alle istituzioni che siano capaci di essere interlocutori delle lotte, interlocutori della società civile. Credo che questo sia uno dei temi che oggi ci troveremo ad affrontare, perché qualcosa di nuovo ci pare stia arrivando dalla Grecia. La Grecia è stata il laboratorio politico dell'Europa, nel suo senso più peggiore, però forse può diventare anche il laboratorio politico in cui sperimentare nuove forme di lotta e anche la capacità di affermare le istanze dei movimenti. Allora, per punti, alcuni spunti che come Teatro Valle, ma che nascono da una discussione collettiva, che nascono dall'intelligenza viva che le lotte producono, questo anche in qualche modo ce lo insegna la Grecia. Alcuni punti che vorremmo fossero di discussione. In questo momento in Europa ci troviamo in uno stato di completa erosione dei diritti. Non esistono più diritti, esiste solo il predominio del mercato, del profitto, l'egemonia della troika. Dobbiamo ripartire da qui a capire come costruire insieme una risposta all'austerity. Ci sembra che proprio le risposte più forti, più intelligenti siano arrivate proprio dalle lotte, proprio dalla capacità che le lotte hanno, e questo è uno degli elementi che oggi vorremmo mettere al centro della discussione, non soltanto di essere resistenza, non soltanto di essere protesta, non soltanto di dire no e quindi di fermare dei processi, ma anche essere al tempo stesso, e ne hanno dato prova i movimenti in tutto l'Euromediterraneo, dalle piazze arabe alla Spagna, alla Turchia e anche nel cuore dell'Europa del Nord in qualche modo. Ecco, di essere processi costituenti, di saper sperimentare forme di autogoverno. Questa è una maturità forte che le lotte hanno e che hanno anche in Italia, che in qualche modo dobbiamo capire come costruire, come organizzare, come potenziare. In Italia, non so se questo termine è traducibile, questo anche è una discussione comune, parliamo di beni comuni in senso non ideologico, parliamo di beni comuni per dire questa capacità delle lotte, la capacità di auto-organizzare il lavoro, di pensare nuove forme di democrazia diretta, ripensare i processi di decisionalità, pensarli per più persone in modo diffuso, ripensare alle economie, a praticare delle forme di cooperazione, di mutualismo. Allora, beni comuni
comuni è un modo per tenere insieme tante lotte diverse, per parlare di una possibile coalizione di queste lotte in una forma non ideologica, non di strutture, ma partendo dalla mobilitazione viva dei cittadini e delle cittadine. I beni comuni sono forme, sperimentano forme di democrazia dal basso e sperimentano la creazione di infrastrutture di welfare dal basso. Teatri occupati, cinema occupati, in Grecia abbiamo notizie, racconti, descrizioni di ospedali, ambulatori autogestiti. Allora, tutte queste forme possono non essere minoritarie, possono non essere una cosa di pochi, non è qualcosa che riguarda solo un nucleo ristretto di persone che già la pensano così. In questo momento in cui la crisi raggiunge questi livelli, sia la crisi della rappresentanza che la crisi economica, queste forme di organizzazione, di auto-organizzazione possono diventare maggioritarie, possono parlare a molti, possono diventare forme nuove. C'è un lavoro da fare, questo è il secondo punto. Un lavoro, una sorta di laboratorio permanente che dobbiamo aprire. Non possiamo, le elezioni sono sicuramente un'occasione, ma non possiamo pensare che ci si incontra e si progettano forme di coalizioni soltanto quando ci sono le elezioni. Allora l'occasione di oggi di avere qui Tsipras è anche il desiderio di immaginare un processo nuovo. È possibile immaginare un processo nuovo non soltanto nell'esito, ma in tutto il percorso di costruzione. Immaginare quindi come colmare quello spazio tra la quotidianità delle lotte e il momento invece delle elezioni, un processo che però non sia un processo di sintesi, un processo di artificiale, ma che sia un processo organico che renda possibile l'esistenza di voci diverse, delle presenze diverse, della diversità delle lotte e delle pratiche. Ecco, l'Europa ci sembra uno spazio, l'Euromediterraneo, ci piacerebbe parlare di Euromediterraneo, uno spazio politico interessante da questo punto di vista per capire come si possono unire forze differenti. Un terzo elemento, le soggettività, chi è colpito in questo momento dalla crisi. Non sono soltanto i soggetti tradizionali, non sono soltanto le categorie o le corporazioni lavorative tradizionali, non è soltanto la classe operaia ad essere colpita dalla crisi in questo momento in tutta l'Europa. Quando parliamo di precarietà, ormai parliamo di un fenomeno talmente ampio che coinvolge ampi settori della società, quasi a coincidere con la società stessa. Sono colpiti dalla crisi lavoratori autonomi, partite IVA, insegnanti del pubblico, i migranti. Nei nostri paesi non sono più una parte minima della società, siamo tanti a essere colpiti dalla precarietà. Allora se c'è una prospettiva è ripensare a come costruire nuove forme di soggettività, non pensare soltanto alleanze tra soggetti costituiti, ma ripensare la soggettività come qualcosa che coincide con la società intera. Questo significa però un grande cambiamento e bisogna essere capaci anche in Italia, in Grecia forse ci sono riusciti. Siamo capaci di un cambio di cultura politica radicale, siamo capaci di pensare e di riuscire a parlare non soltanto a chi proviene dalla nostra cultura politica che in qualche modo arriva dal Novecento, ma saper parlare a tanti, a molti, alla maggioranza che è colpita dalla crisi e vuole reagire. Questa è una prospettiva, ci dobbiamo iniziare a pensare. Da altri, siamo in uno scenario completamente post-ideologico, questo non significa avere dei pensieri deboli, dobbiamo saper costruire delle alternative ripartendo dalle pratiche, da quello che tutti i giorni sperimentiamo dentro le lotte. Per questo la prospettiva è quella del reddito d'esistenza, non di scenari di assistenzialismo o di resuscitare un welfare che non potrà più esserci. È necessaria una nuova cultura politica per ripartire dall'idea di soggettività e di precarietà diffusa. L'ultimo punto e concludo. Ci teniamo tantissimo perché siamo qua, lo vedete, ne stiamo godendo tutti insieme della bellezza di questo teatro. Forse se non l'avessimo occupato oggi qui non si svolgerebbe un'assemblea, oggi non parleremmo di politica, non si farebbe formazione. E il privilegio di una piccola elite culturale in questo paese che sta diventando sempre più piccola. È un problema di democrazia.
se ad accedere alla cultura, ad accedere all'università, accedere ai saperi, all'arte, sono pochissime persone. Non è un fatto soltanto di privilegi o di diritti secondari. La cultura è un diritto primario, il sapere è un diritto irrinunciabile. Bisogna moltiplicare le lotte e trovare nuove forme di coalizione. Finisco dicendo che stasera qua ci sarà uno spettacolo alle 9, vi invitiamo, forse non ci staremo tutti, ci sarà anche domani e dopodomani. È uno spettacolo bellissimo, molto potente. Quando l'abbiamo fatto qua la prima volta al Teatro Valle rischiava che forse non avrebbero più fatto questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto forte, molto duro, e era difficile farlo in Italia. L'abbiamo fatto qua, l'abbiamo costruito insieme con gli artisti che l'hanno pensato. Dopo è andato a Edimburgo e ha vinto il Fringe Festival. Si chiama La Merda.